installate lo scorso febbraio, sono state fortemente contestate per la loro estetica e anche per la poca utilità. Parliamo delle barriere fonoassorbenti che costeggiano l'autostrada, ben visibili da via Mantova in località San Felice. L'intervento realizzato dalle autostrade risulta incompleto e poco soddisfacente agli occhi di Europa Verde. Soprattutto in Europa, in particolare in Germania, le barriere antirumore sono un'occasione innanzitutto per sviluppare le fonti energetiche alternative e quelle rinnovabili, e cioè con i pannelli solari, e poi sono anche occasione di tutela del rumore degli agglomerati vicini o alle autostrade o alle ferrovie, rendendo queste barriere però non delle cose orribili come quella di San Felice a Cremona che ha fatto autovie venete, ma rendendole anche piacevoli sotto il profilo della bellezza e anche meno impattanti sotto il profilo paesaggistico. Insomma, questo intervento qui ha due elementi negativi: non produce energia rinnovabile ed è davvero brutto e fa pugni con il paesaggio. Leader delle barriere fotovoltaiche in Europa è la Germania, seguita da Svizzera e Paesi Bassi. L'Italia si trova attualmente al 9° posto. L'invito è quello di rifare questa barriera antirumore e farla con le altre caratteristiche che sono quelle del fotovoltaico. L'altro invito che facciamo al Ministero è che da adesso in poi nelle concessioni con tutte le autostrade ci deve essere l'obbligo di fare il fotovoltaico. Insomma, siamo in piena crisi energetica, non ci sono o spesso sono insufficienti gli spazi per nuovi pannelli fotovoltaici. Ogni costruzione è buona per poterli installare, come appunto le barriere antirumore e come si fa in particolar modo in Germania, in Austria e anche nel nostro Trentino Alto Adige.